50 anni di attività artistica raccontati attraverso un'esposizione di opere scultoree e grafiche. Si può ammirare l'arte dello scultore bolognese Luigi Enzo Mattei presso la sede di Emilbanca al Business Park di Bologna. Genesi di un'apocalisse è una mostra permanente a cura di Licia Mazzoni, che ha come cuore pulsante la riproduzione in scala della controfacciata dell'Oratorio degli Sterpi a Montovolo sull'Appennino bolognese, dedicata al tema dell'apocalisse e che vedrà il compimento tra un paio d'anni. Alle mie spalle c'è l'apocalisse, ovvero un bozzetto 1:4 di quella che sarà la controfacciata dell'Oratorio degli Sterpi sotto Montovolo. L'Apocalisse intesa non come la fine del mondo, ma il fine del mondo, ovvero una situazione universale che permette anche sul piano iconografico di sviluppare molti temi. In realtà, quando l'amico Luigi Vannini mi chiese di occuparmi di questo tema, perché era interessato a valorizzare questo oratorio con un qualcosa di straordinario, di fantastico, e mi ha detto il tema dell'Apocalisse, ed Elisabetta Bertozzi coniò il termine Genesi di un'Apocalisse, sono partito a guardare indietro nel mio lavoro, ovvero 50 anni di attività nella quale l'Apocalisse serpeggiava, era presente in molte opere che in qualche maniera precedono questa soluzione, che diventa una sintesi così, di una vita di lavoro tra l'altro, oltre che di un impegno costante nella grafica e nella scultura. La composizione vede la presenza di Dio in questo simbolo dell'universo che è al centro e intorno ci sono i 24 saggi. L'uomo della sindone è diventato appunto irrisolto in maniera esplicita, campeggia e tocca il soffitto, è vicino a quella che è la volta celeste e lo sarà nell'architettura dell'oratorio naturalmente, l'essere tanto vicino sino a sfondare quello che può essere il soffitto, la volta dell'oratorio. Dalla parte opposta è la donna vestita di sole che appunto perché è raccontata molto spesso come la Madonna, in realtà no, la donna vestita di sole è una donna che non è vestita perché è il sole, la luce che la veste e in questo caso comunque è la donna che urla per le doglie del parto e si trova a schiacciare con il piede il serpente. Poi abbiamo ancora la risoluzione delle figure principali, i quattro cavalieri dell'Apocalisse che saranno sopra la porta e dovranno meravigliare chi entra perché guardandosi alle spalle si troverà questa presenza dei quadrupedi che dovranno in qualche maniera far sentire i loro zoccoli. A sinistra qui c'è la Babilonia, quella che Giovanni a Patmos descriveva come la negatività in assoluto e dalla parte opposta l'Arcangelo Michele che sconfigge naturalmente in questo caso una serie di draghi che sono qui presenti. I draghi poi sono ancora in una posizione di studio perché le bestie dell'Apocalisse sono tali che legarle a una iconografia già un po' trita del passato potevano sembrare dei giochi di quelli che i ragazzi oggigiorno trattano con molta facilità. Allora questi elementi infernali, questi elementi negativi avranno sicuramente una forma che sarà più legata ai draghi dell'attualità. Lo vedremo nel passaggio del tempo, anche perché giustamente essendo un lavoro che vive nei mesi, la cui costruzione diventa tridimensionale, avremo modo di valorizzare alcuni aspetti anche creando novità. In realtà molto spesso queste sculture nascono da sole, l'autore va dietro l'opera in qualche maniera e quindi segue un percorso che è già scritto. Questa parte della mostra è dedicata all'antologia del lavoro. Sì, sono 50 anni della prima mostra personale del 1972 e evidentemente in un percorso così lungo anche di ricerca le situazioni si sono accavallate qualche volta, si sono disposte lungo dei percorsi che sono stati di attenzione, di interesse verso tematiche diverse. Ci sono i galli rampanti, la cui forza sta nel colore più ancora che nell'azione. Questo è importante, un contrasto cromatico che dice come la grafica possa risaltare situazioni che molto spesso vengono invece destinate alla scultura. E poi ci sono i boschi, ci sono i mendicanti che sono importanti perché appartengono a situazioni degli anni 70 per le quali tra l'altro entrai in molti musei anche in Germania, i mendicanti e i boschi che erano situazioni di
intime in qualche maniera, ma al tempo stesso anche espressive di un gusto che poteva recuperare radici antiche. E poi abbiamo le sanguigne, parlo di tecniche, le sanguigne, gli acquerelli, le acque forti, operazioni di vario tipo che hanno poi sono stati precursori della scultura, della modellazione nella terracotta e nel bronzo. Di bronzo qui abbiamo Armacciotto dei Ramazzotti, la testa di Armacciotto, la figura equestre che sta sulla facciata del comune di Monghidoro e anche la lunetta della chiesa di San Paolo a Faetano, dove c'è il cavallo che sente come animale, prima ancora di Saulo, sente qualcosa di improvviso e avverte, appunto come gli animali avvertono i terremoti o gli eventi naturali, avverte questo soprannaturale che sta arrivando. E il Saulo crolla a terra in una posizione di meraviglia ancora, mentre il cavallo ha già capito tutto. Poi ovviamente la grafica spazia su, dicevo, tecniche diverse. Va detto però che i temi spesso si sono affacciati in queste tecniche. Quando Susanne Vecchioni, nel grande acquerello dell'anno 73, appare a Ravenna, ricordo, una mostra fatta in quella città, ovviamente era stato preceduto questo acquerello dall'acquaforte di Susanne Vecchioni, che abbiamo in questa posizione, realizzata allo studio Leoni. E ancora alcune immagini sono importanti per la mia storia, per la mia storia personale, perché rappresentano dei caposaldi, ovvero delle pietre miliari. Per esempio questo piccolo disegno in china rappresenta una situazione che elaborai come manifesto di un'attività poi che sarebbe nata, è del 72 per la prima mostra personale. Ancora la scultura può apparire in questi primi lavori degli anni 70 e come sviluppo tridimensionale, devo dire, siamo arrivati a situazioni estreme e importanti come la grande porta Iano Mundi a Zola Predosa presso la Gima, la porta santa di Santa Maria Maggiore di Roma, l'uomo della sindone che dal 2000 ad oggi ho rielaborato più di 20 volte, la cui ultima recente elaborazione si trova ad Atlanta negli Stati Uniti, è la più completa realizzata in questo lungo percorso che comunque continua. E l'Apocalisse, che è qui trattata molto spesso per principi, per elementi che stanno a raccontare come ci fosse una predisposizione per questo tema universale che adesso celebra i miei 50 anni, ma celebrerà anche i prossimi anni a venire, perché in qualche maniera si dà sempre tutto all'ultima opera, quella che si sta realizzando, e l'Apocalisse sta a dimostrare che il mondo non finisce qui.